La matematica è antipatica, è poco pratica ed è lunatica. Parara. Ok, miei lovini, benvenuti a questo video riepilogo di matematica biennio. Insomma, voglio dire, sono contentissimo dei riepiloghi di fisica, di come sono andati, sono stati fantastici, meravigliosi, molto, molto, molto cliccati e soprattutto, insomma, ci sono stati tanti commenti, quindi abbiamo fatto il punto, soprattutto in quello di fisica 1. Ho capito che, insomma, magari c'erano argomenti ancora più ricercati. Vabbè, parte sta cosa, queste riflessioni, insomma. Quindi ho pensato di fare un riepilogo anche di matematica, perché effettivamente all'interno del grande calderone della fisica che ci piace, io ho trattato anche la matematica. Ho fatto tante lezioni dedicate alla matematica. Molti di voi lo sanno, molti non lo sanno, quindi voglio dire, intanto ricordatevelo, prima cosa che dovete fare, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a questo canale YouTube, cliccate la campanella in modo che riceverete tutte le notifiche, perché l'anno scolastico sta per cominciare, so che non vedete l'ora. E quindi, insomma, ci saranno tanti video, da metà settembre riprendono live, eccetera eccetera. Seguitemi, mi raccomando, anche in Instagram, perché io lì di solito spoilerò gli argomenti che faccio e che quindi tratto mano a mano nel canale. Questo riepilogo di matematica è nato perché appunto voglio mettere insieme, voglio fare insomma una sequenza di tutto quello che ho fatto per il biennio, e nel prossimo riepilogo parlerò del triennio. Questo riepilogo è per grandi e piccini, questo riepilogo è per maestre e bambini, questo riepilogo è per prof e studenti, questo riepilogo è per tutti i parenti. Guardate, questa filastrocca simpatica che mi sono scritto stamattina, così insomma fra una composizione musicale e un po' di creatività, secondo me è azzeccata, perché veramente ho capito che il riepilogo è parte... Cioè, secondo me è utile a tutti, non solo a voi ragazzi, insomma studenti che seguite il video, ma anche magari alle prof, alle maestre, vabbè, era giusto per dire. Parenti è come parents in inglese, che vuol dire in realtà genitori, perché parents in inglese non vuol dire parenti, ma vuol dire genitori. E molti genitori cercano appunto informazioni sul mio canale, e quindi penso che questo riepilogo sarà molto buono anche per loro. Basta, stop con l'introduzione. Allora, come è strutturato questo video e a chi serve? Partiamo da chi deve utilizzare questo video. Principalmente studenti delle scuole superiori, biennio, primo e secondo anno, perché gli argomenti che riepilogherò e i cui link vi darò sono di primo e secondo anno, mediamente, perché io non lo so che scuola fate, se fate un liceo, un istituto professionale, un tecnico. Cioè, voglio dire, più o meno i programmi di matematica vanno a sovrapporsi, che sia uno scientifico, che sia un industriale, insomma, voglio dire, poi ci sarà qualche argomento fuori, qualche argomento dentro. Questa quindi è la fascia di persone che può essere interessata. Come è strutturato il riepilogo? Allora, io sulla mia fantastica lavagnatta matematica biennio non solo ho rappresentato i mostri della matematica, che sono questi due che vi guardano dal lato mentre voi fate i compiti a casa, eccetera eccetera, ma come avete potuto notare li ho rappresentati in verde. C'è una sorta di simbologia in questo video, perché i mostri sono verdi, ma anche io sono in verde. Verde speranza, la speranza non si perde, quindi non vi preoccupate. Così, allora, quali sono i 5 step di cui parleremo? Un primo step che è generale, come migliorare in matematica, ora vedrete. Poi parleremo di polinomi, radicali, equazioni, disequazioni e sistemi e geometria analitica. Questo il programma del biennio. Io vi parlerò brevemente di ognuno di questi argomenti e vi indicherò un link da cliccare nel quale troverete una playlist con tanti video dedicati a quell'argomento. Quindi sarete voi a scegliere poi gli argomenti da rivedere. Molto importante però, e lo dico già ora, quindi cominciate ad armarvi di dita danzanti e commentate questo video, perché mancherà tanta roba a quegli argomenti. Io sono convinto, io non sto facendo un riepilogo tout court. Secondo me questo video copre il 90% di quello che può essere il programma di un matematica biennio, ma chissà quante cose magari sono sfuggite via. Allora, per favore, scrivetelo,
State scrivendo nella chat box qui accanto, perché questa è una premiere, va bene, molto bene, ma dovete scrivere sotto nei commenti, lasciate un vostro commento. Prof, può fare un video dedicato a questo argomento? Prof, può fare un video dedicato a quest'altro? Può fare qualche esercizio in più di questo? Cioè, scrivete, ragazzi, se fate questo, il video diventa utile a voi, perché tutti quelli che leggeranno i commenti vedranno altri argomenti da trattare, è utile a me perché ho un'idea di come chi mi segue si sta muovendo, cioè che tipo di esigenze avete. Quindi mi raccomando, questa cosa è fondamentale. Te prego. Quindi mi raccomando, molto, molto importante. Altra cosa che ti voglio consigliare, se stai cercando un argomento in particolare e non lo trovi in questo elenco, non lo trovi nei video che io ti linkerò, non lo trovi, punto, fatto da me. Allora cercalo quell'argomento. Cioè, voglio dire, se stai cercando, ma che ne so, io non parlerò per esempio di trigonometria in questo, oppure per esempio non parlerò del teorema di Pitagora, facciamo teorema di Pitagora, ma non so, stai cercando il teorema di Pitagora, sto facendo un esempio, eh? Sto facendo un esempio. Allora scrivi su YouTube Pitagora, la fisica che ci piace. Stai cercando il teorema di Euclide? Io non ne parlerò in questo video, ma non si tratta nel biennio, lo si certo che si tratta. Allora, a questo punto scrivi Euclide, la fisica che ci piace, e YouTube, ti indicizzerà tutti i video fatti dal sottoscritto. Va bene, partiamo. Link numero uno che ti voglio allegare è generale. Come migliorare in matematica in 5 steps. Io questa roba qua l'ho fatta un po' di tempo fa, ho fatto un video dedicato a questo argomento perché ho capito quanto delicato è il creare un proprio stile di studio della matematica. Cioè, voglio dire, noi non siamo tutti uguali, ognuno studia in una maniera diversa, quindi è giusto trovare un proprio stile, ma è giusto anche avere dei riferimenti. Io te ne ho parlato. Se l'hai già visto, molto bene, perfetto, sono contento, magari commentalo anche quel video. Se non l'hai visto quel video, io te lo allego qua, così tu te lo puoi guardare e puoi imparare da questi 5 step magari qualcosa in più, perché se stai cercando di capire come si può dire, dare un equilibrio a te stesso nello studio della matematica, quel video ti può essere molto, molto, molto utile. Ding, guardatelo. E questo, diciamo, è un video generale. Partiamo invece dagli argomenti che si trattano al biennio. Allora, partiamo dalla scomposizione dei polinomi, la fattorizzazione. Questa è una croce nel fianco, io lo so. I polinomi, come si scompongono, come intuire una somma di quadrati, una differenza di cubi. E Ruffini, e lo scompongo così, e lo scompongo così, metto in evidenza totale, metto in evidenza parziale. Suona bene, no? E quello, esempi, esercizi risolti, spiegati da me. Almeno una decina, quindicina, divisi in due video, in più un video a parte su come utilizzare Ruffini. Cioè, te prego, è un argomento fatto e strafatto che voi fate durante il biennio, e che spesso viene fuori, cioè è un argomento nel quale tu entri se vedi tanti esempi svolti, se fai tanti esercizi, che è poi quello che ti consiglierò fra l'altro nel video come migliorare in matematica. Allora, se cerchi proprio la fattorizzazione, la scomposizione di polinomi, la messa in evidenza, tutti questi argomenti sono chiusi in questa prima playlist che io ho chiamato polinomi e che ti allego qua. Facciamolo insieme. Bing! Ok, verde speranza, ricordi? Verde speranza. Ok, apro e chiudo parentesi. C'è tutta una parte introduttiva che si fa di solito all'inizio del biennio, l'insiemistica, gli insiemi, la logica, le funzioni iniettive, suriettive. Lo so, io ho fatto pochissimo di questa roba qua, molto poco. Ho fatto un video sulle funzioni iniettive, suriettive e biettive. Se vuoi, quello lo puoi cercare con quella tecnica che ti ho detto prima, cioè funzioni iniettive, la fisica che ci piace. Non so, scrivi questa cosa qua, ti verrà fuori quel video, fra l'altro molto carino, spiegazione semplicissima e degli esempi pratici, degli esercizi divisi in varie tipologie. Ma non ho fatto nient'altro di insiemistica.
Vuoi che io tratti l'insiemistica? Mio love, scrivilo nei commenti. Non nella chat box, te prego, né con me. Cioè, scrivetelo. Cioè, se voi vi rendete conto che manca qualche cosa, diciamo, prof, questo argomento, scrivetemelo. Io sto preparando le nuove live. Clicchiamo insieme. La bestia della bestia della bestia. I radicali. Allora, mo ti racconto un fatto. Io ricordo benissimo quando ho iniziato le scuole superiori, ho fatto lo scientifico. Io in matematica. Al biennio andavo benino il primo anno, malissimo il primo quadrimestre del secondo anno. Me lo ricordo benissimo. Mi ricordo il compito sui radicali. Ho fatto il compito sui radicali, poi dopodiché la professoressa li ha corretti. Io ero assente quando lì ha consegnato i compiti agli studenti. Quindi io sono andato praticamente, quando sono tornato a scuola perché non stavo bene, sono andato dalla professoressa e ho detto, prof, mi può dire gentilmente quanto ho preso al compito sui radicali? Perché lì ormai i compiti li aveva consegnati. E apro il registro, vediamo, scorriamo, 4 e mezzo. Ho detto, benissimo. Me ne sono tornato al banco, cioè, mi ricordo che mi è preso una botta in testa, sono andato malissimo. I radicali io evidentemente non li avevo capiti, li ho capiti un po' dopo, diciamo con calma. Quindi capisco l'ansia da prestazione legata ai radicali. Scusate, fatemi controllare una cosa. Sì. Si sta andando perché certe volte, capito? Io parto col video, poi dico tutti i fatti, poi giro e è partito il video. Allora, io capisco l'ansia da prestazione sui radicali. Ho dedicato ai radicali almeno un paio di video che adesso ti allego. Ragazzi, come dice Barbara D'Urso, no? Ragazzi, ragazzi, esercizi. Poche chiacchiere, molti fatti. Come dice l'amica mia, alla sostanza. Trovate questa playlist sui radicali cliccando qui. Ting! Ok, radicali. Cioè, vi giuro. Chi l'ha visto? Pazzesco. Anche su quello, te manca un pezzo? Scrivilo giù. Vuoi qualche altro esercizio? Scrivilo giù. Pre-radicali, post-radicali, c'è qualcosa che vuoi che io tratti? Scrivilo giù. Ecco perché è importante questo video, non mi prego. Grande capitolo, questo è il 4, il punto numero 4 è una tragedia greca. Equazioni, disequazioni, sistemi di equazioni e disequazioni. Cioè, ragazzi, qua è della serie Samba. C'è di tutto di più. Cioè, dalle equazioni di primo grado a quelle di secondo grado, a quelle di grado superiore, con le disequazioni. Primo grado, secondo grado, e P. Prepa. I sistemi. Oddio, i sistemi. Cioè, ecco questa, io mi ricordo che questa roba qua forse l'ho fatta alla fine del secondo anno è andata. Ah, forse perché avevo anche un buon rapporto col discorso equazioni di soluzione delta. Ragazzi, la RAI di tutto, di più. Quindi qua veramente in questa playlist avete tanta, tanta, tanta roba, ma sono convinto che qualcosa manca in questa playlist. Cioè, mancherà magari un argomento specifico e me lo devi dire tu. L'hai capito ormai? Non ti tormento più. Sputato. Proviamo? Alleghiamo? Vai! Un, due, tre. Lascia le penne, liberati. Libera il tuo cuore, la tua mente. Pensa un attimo che la matematica è bella. Un attimo solo. Pensiamoci un attimo. Bella? Bellissima? Bella, molto bella. È molto bella. Anzi, ting, in tonalità, questo è re maggiore. Re maggiore. E che te devo di? Ma che te devo di? Ma che te devo fa? Siamo arrivati alla geometria analitica. Cambiamo l'accento. La retta nel piano, il piano cartesiano, il benedetto piano cartesiano, il piano cartesiano. X, Y. Y uguale mx più q, il coefficiente angolare. No, guarda, io sono serio, eh. Io mi metto a scherzare, però il coefficiente angolare è questo. L'intercetta. Questo è l'asse Y. Intercetta.
retta passante per l'asse Y, retta passante per l'origine, retta che taglia l'asse Y in un certo punto, quello è Q. Ho fatto un video bellissimo, bellissimo. Io mi ricordo una studente a scuola, della scuola dove io insegno, che mi ha fermato, che non è una mia studente, mi ha fermato in corridoio, avevo fatto quel video, il giorno dopo mi fa: prof, ho visto la live sulla retta, equazione della retta, aveva il compito in classe, poi quel giorno a scuola, prof, io la devo ringraziare, un video bellissimo, mi ha salvato. Hai capito? Però in questa playlist che io ti lascio, la geometria analitica, la parabola, la circonferenza, l'ellisse, l'iperbole, e l'iperbole equilatera, parabola, circonferenza, ellisse, iperbole, ding, con naturalmente spiegazioni e esercizi, ma molto molto capito così, andando al focus. Anche perché io so che in matematica alla fine quello che a voi serve è... sono esercizi risolti fondamentalmente, e all'interno degli esercizi una botta alla spiegazione teorica. So che questa è una cosa fondamentale. Allora, ragazzi, stop. Che te manca? Scrivimelo giù nei commenti. Che ti manca? Perché so che ti manca. Tu, studente del biennio, tu che mi stai a guardare, quanto sei bello. Che ti manca? Scrivimelo. Qualche argomento che tu vuoi che io tratti nelle prossime live, nei video che faccio, una pillola, una cosa, dimmelo, lo faccio, però me lo dovete dire, ragazzi. Anche perché poi, fra l'altro, gli stessi commenti, come dicevo prima, diventano un riferimento per gli altri. Se io vedo, perché uno mi scrive: prof, ma può fare un video su, non lo so, il teorema delle rette parallele? Ho fatto anche quello, cercalo perché l'ho fatto. Ok, e altri scrivono: ah sì, giusto, anche a me serve quella. Io mi rendo conto, cioè questa si chiama, no, statistica. Io guardo dove va il fiume e poi faccio il video, una figura retorica, una figura metaforica, scusatemi. A posto, ci siamo, riepilogo fatto, pazzesco. Allora, ragazzi, mi raccomando, ci vediamo al prossimo video, al prossimo riepilogo. Io aspetto i vostri commenti. Diffondete questo video perché penso che sia fondamentale come riferimento anche per altre persone. Ci vediamo con qualche altro aneddoto, con la musica, con la fisica e con la matematica al prossimo ripasso. Mi raccomando, lovini miei, state buone, tanti love, vi voglio. Ho sentito bene, ma tanto.